Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Ciao, sono Nadia e sono uno dei componenti del coro della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda da oltre 6 anni, da quando, alla fine del 2015, ho accolto l'invito di Angela, l'attuale direttrice del coro e cara amica, a prenderne parte. All'epoca partecipavo alle messe domenicali delle 10:30 insieme alle mie figlie, che seguivano il catechismo, una per la preparazione alla prima comunione e l'altra alla cresima, e canticchiavo i brani che conoscevo, in particolare quelli che ricordavo per averli cantati da bambina presso l'Istituto Sant'Anna, dove sono andata a scuola alle elementari e alle medie. L'Angela ha colto la passione per il canto che ho sempre avuto e mi ha dato modo di prendere parte al coro, che sin da subito mi ha dato molta soddisfazione e al quale non ho più rinunciato. Le nostre prove del giovedì sera di preparazione alle messe domenicali sono diventate un appuntamento fisso e ho avuto il piacere di sentirmi parte di un gruppo di persone speciali, accomunate dalla passione per il canto e con la maggior parte delle quali ho stretto una profonda amicizia. Negli anni il numero dei coristi è aumentato e abbiamo avuto il piacere di cantare insieme in molte ricorrenze significative per la nostra comunità, finché un evento terribile come la pandemia ha imposto regole di distanziamento sociale sempre più stringenti, che hanno portato via via a diradare i nostri incontri e poi, da metà marzo 2020, ad interromperli del tutto. Il lockdown ci ha chiusi in casa e abbiamo dovuto rinunciare sia alle prove del giovedì sera che a partecipare alle messe. Il nostro parroco Don Luigi si è subito dato da fare per permettere ai fedeli di partecipare alle messe online, visibile dal gruppo Facebook della parrocchia e su YouTube. Le messe celebrate online inizialmente hanno riempito le nostre domeniche. Per arricchire, per dare calore alle celebrazioni, Don Luigi ha chiesto a Angela di fare un passo avanti. E di qui è il cambiamento della nostra attività corale. Infatti ha chiesto ad Angela di registrare qualche brano insieme al coro, in modo da poter inserire qualche brano all'interno delle celebrazioni. Non avendo la possibilità di vederci, è stato utilissimo condividere le prime informazioni tramite il nostro gruppo WhatsApp. Il primo brano che abbiamo registrato a metà marzo, ognuno nelle proprie case, è stato Benedetto Signore. All'interno di una cartella condivisa in Google Drive, Angela ha inserito le tracce base su cui cantare, i testi e gli spartiti da seguire, sia per i coristi che per i musicisti. A questo punto ognuno di noi ha registrato il proprio video e poi l'ha inserito nella cartella condivisa. Il lavoro più difficile è aspettato a Giorgio, un caro amico parrocchiano con la passione del tecnico del suono, il quale ha curato il montaggio dei vari video. Il risultato del video corale è stato molto emozionante. Sentire e vedere poi durante la messa è stato veramente un'emozione. Il brano ci ha riuniti e ci ha dato gioia. Abbiamo sperimentato una nuova forma di aggregazione che ci ha veramente visti uniti anche se non fisicamente. Dopo la prima esperienza, Angela ha raffinato la metodologia di preparazione delle basi per il brano e anche noi siamo diventati più bravi e più esperti. Nello stesso modo abbiamo registrato il canto del mare che è andato in onda nella messa di Pasqua 2020. Sono io registrato a maggio 2020, Re dei Re a giugno 2020 in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni della parrocchia Santi Martiri dell'Uganda, Baba Yetu, che è il Padre Nostro nella lingua dell'Unione Africana, con il quale abbiamo partecipato alla rassegna nazionale Canto Oltre la Paura e nella sezione dei Virtual Core. Una particolare menzione va data al brano Benedica Tipi Dominus, creata anche questa con la stessa metodologia, ovvero ognuno di noi ha fatto un video, poi è stato assemblato da Giorgio. Poi però questo brano è stato ripreso e cantato in presenza alla quarta edizione dei Cantati Inni con Arte e il 6 novembre 2021 presso la Basilica di Don Bosco abbiamo avuto una soddisfazione enorme vincendo la rassegna nella sezione dei brani editi. Diciamo che le preparazioni in presenza e la realizzazione del brano Benedica Tipi Dominus al concorso stesso ha rappresentato l'inizio o almeno il tentativo di ritorno alla normalità, seppure con l'attenzione al distanziamento e sempre con l'utilizzo della mascherina. Abbiamo dovuto alzare un po' il tono delle voci cantando con le mascherine, ma comunque la prudenza ormai fa parte della quotidianità. Speriamo presto di tornare ad abbracciarci, ma comunque il nostro coro ci ha saputo aggregare anche a distanza e questo ritengo sia stata la cosa più importante. Inoltre siamo felici di aver continuato, seppure a distanza, a renderci utile alla nostra comunità. Un caro saluto.